presentati gli eventi dell'estate fanese alla Rocca Malatestiana. Un programma ricco con oltre 60 giornate di spettacoli, concerti, mostre e conferenze sia all'esterno della struttura che all'interno, tra palchi, cellette e saloni. Durante la conferenza il direttore artistico Massimo Pugliani ha elencato il calendario che si divide in tre momenti differenti. Comizi d'amore, voci e evocazioni, 6 eventi di cui 5 in esclusiva nazionale. Amour, arte e musica rigeneratrici, 13 concerti, 2 incontri e un corso per giovani gruppi musicali. E infine arte, mostre e installazioni, ovvero 6 mostre e laboratori. Gli eventi partiranno da giovedì 30 luglio e saranno visibili sul sito ufficiale. Comizi d'amore, proponiamo una sorta di esclusività per la Rocca Malatestiana, perché la rassegna ha in sé un articolato programma che già con l'evento Galimberti riesce a far comprendere di cosa si tratta, cioè non un talk, non un dibattito, ma una sorta di programma che permetta a chi entrerà nel palco della Rocca Malatestiana di fare un comizio che è centrato sulla scuola, su quello che è in effetti un argomento molto trattato, molto sentito. E questa iniziativa, grazie alla collaborazione con l'Accademia Vitruvio Fanum, siamo riusciti a coinvolgere anche la dottoressa Tinazzi e uno studente, proprio per dare più voci, per fare in modo che ci sia più possibilità di avere le idee sulla scuola. Poi ci sarà il grande ritorno di Ramin Bahrami, che praticamente qui presenterà un suo progetto speciale, unico, internazionale se vogliamo, con la possibilità di vedere il maestro che suonerà sia Bach che Mozart, le musiche che sono proprio del film di Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, che sarà proiettato durante l'esecuzione di Bahrami. Ma il calendario è talmente ampio che in effetti possiamo dire che adesso partiremo con il contest dell'ambito sociale. Proprio in questa sede ci sarà appunto un grande evento di DJ set, e il 13 un contest che permetterà ai giovani di essere molto protagonisti, perché sarà appunto presentato il meglio della produzione della musica dei giovani, e questo è nell'ambito dell'attività dell'assessorato ai servizi sociali e dell'ambito che appunto è l'organizzatore di questa iniziativa. Al contest i giovani musicisti potranno iscriversi entro il 30 giugno sul sito ambitofano.it. Seguiranno poi altri appuntamenti musicali nel territorio degli 8 comuni dell'ambito fino all'evento di chiusura con tutte le band e i cantanti finalisti, prevista per il 13 luglio alla Rocca Malatestiana.